29 agosto, anno Domini 1138. Noi, Liberto Vescovo De Firmo, con lo consenso degli primati della Firmana Chiesa, concedo e confirmo ad l'omini dello podium de Santo Giuliano, congiunto con lo Castro de Macerata, i diritti e i privilegi dello libero comune. Apponete lo sigillo confirmatorio de Liberto Alopatto. Omini de Macerata, lunga vita allo vostro comune! Macerata per il secondo anno consecutivo festeggia la nascita del suo comune, avvenuta proprio il 29 agosto del 1138, con un patto siglato, come abbiamo visto, dal vescovo di Fermo e dal signore del Castrum. Una rievocazione storica inserita nelle iniziative della festa del patrono San Giuliano, che riscuote già un bel successo di pubblico. La storia vuol dire identità. E l'averla organizzata, immaginata in maniera semplice e molto diretta, la riprova nella presenza di tanti bambini qui in questa piazza, credo che sia la dimostrazione che sia una bella festa e che ci fa ritrovare, quindi crediamo che il San Giuliano debba essere vissuto sotto tanti punti di vista, e quello della storia, quello dell'identità che mette insieme il racconto ma anche la curiosità di come questo comune si formò, e credo che sia una bella opportunità per far stare insieme i cittadini maceratesi e essere orgogliosi della propria città. Che la festa abbia inizio! Poi l'esibizione degli sbandieratori e dei tamburini di Monte Cassiano e soprattutto la prestigiosa Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno, che hanno catapultato i tanti spettatori di Piazza Mazzini in un magico viaggio nel tempo.